Amici di Rete 55, una buona sera, nuova puntata di Bar Eccellenza a Carambro, l'ultima della stagione sempre in piscina. E dove siamo? E dove siamo? Alla talpa di Gambirata, ovviamente, non siamo nella piscina. Però ci abbiamo l'acqua. Siamo l'acqua, ce l'abbiamo, l'abbiamo presa, siamo fradici. Max Dell'Ovo, perché? Scusaci, noi veniamo da te e c'era anche la pioggia. È fatta apposta perché quest'anno dormiamo in campo anche noi e quindi puntata bagnata, si dice, no? Puntata fortunata, ci salviamo così. Ci salviamo così. Frase. Grande Max, il ritorno sulla vice panchia da Vergiatese. Un aiuto, io sono aiuto del mister Marzio. Ma dov'è Marzio? Dov'è? Marzio ce lo siamo perso in autostrada tra la grandine e il nubifragio. La grandine di Piacenza, ma tutto a posto. Tutto a posto. La scampata. Si è salvato, lo salutiamo. Ciao mister. Lo salutiamo, ciao mister, che magari arriva alla fine, chi lo sa, se riusciremo a vederlo. E con voi... Giampaolo Calzi, nel nuovo ruolo di DS. Ciao Giampaolo, come stai? Bene, bene, dai. Noi dovevamo vederci un po' di tempo fa, poi ti ha mandato via. E quindi... ci siamo visti, speriamo che non sia un presagio di quello che era. No, giuro, attenzione. Poi a dicembre. No, perché ormai ci siamo visti, ti avevo mandato via in anticipo quella in volta. In anticipo, infatti. Nuovo ruolo per te, perché insomma... Sì. Calcio giocato che rimane. Sì, rimane in Svizzera, però... a Castello, in una realtà dove è famiglia e quindi... mi è stata data questa possibilità di partire dal direttore generale, da Franco Tosca, quindi lo ringrazio e è un'opportunità che ho voluto cogliere e cercare di mettermi alla prova, di misurarmi in un ruolo che mi è sempre piaciuto fare, ma adesso sono sul campo, quindi le chiacchiere, come si dice, stanno a zero, adesso bisogna fare qualche fatto e cerchiamo di fare del nostro meglio, ecco. Beh, passare dall'altra parte della barricata, insomma, è un bel salto. Sì, è un bel salto, però diciamo che sono in buona compagnia, perché con Max, con il mister... Il primo impatto com'è stato? Ma il primo impatto è stato... Ma quando? Quando me l'hanno proposto? Ah sì, nel senso, era già qualche settimana che si ventilava questa cosa... Io ero un po' indeciso, nel senso che comunque volevo continuare e continuo a giocare in Svizzera. È un impegno, perché comunque fondamentalmente tra lavoro, calcio, famiglia e direttore, comunque è un impegno, ma è un impegno piacevole, perché poi fondamentalmente, secondo me, è un ruolo dove riesco a interfacciarmi anche bene con chi ho di fronte e con chi... La domanda te la faccio subito, me l'ero messa da parte. Non avevo dubbio, sempre la domanda scomoda, sempre lì. Pensi di essere abbastanza cattivo per fare il direttore? No, è quello il mio grosso problema. Il mio grosso problema è quello lì, che penso di essere una persona troppo giusta a volte. Però sono convinto che comunque essere sempre giusti alla fine poi paga. Paga il fatto di essere onesti, giusti. Io... Come dico sempre, preferisco sempre avere una, come si dice, una brutta verità da una bella bugia, no? Quindi meglio sempre essere diretti, giusti, convinti, che magari, però a livello di cattiveria purtroppo sono un po' morbido. Poi alle prime armi mi devo saper misurare la strada facendo. Verranno i momenti. I momenti arriveranno. Diciamo, no? Vabbè, quello è normale, fa parte del gioco. Caro Max, invece, tu sei praticamente il Vialli di Mancini per sì, Marzio. Possiamo dire questa cosa? Sì, è vero. I capelli no, è il contrario. Però sì, i capelli sono scambiati, effettivamente. Possiamo dirlo. Il Vialli e il Mancini. Oh, però è bello questo rapporto, vabbè, ma ha detto pure il mister, lo dice sempre, c'è un rapporto speciale tra noi che adesso è ancora più forte con la presenza di Giampi. Che fa Oriali lui. Siamo Mancini, Vialli e Oriali della Vergiatese. Mi piace questa cosa. Mi piace. Il colore della maglia è un altro, però vabbè. No, sì, però siamo così. Andiamo avanti. E Tosca chi è? Gravina. Tosca è il presidente, è il direttore generale, è colui che ci ha voluto tutti e tre. Che ci ha dato la possibilità. Lo salutiamo, ciao Franco. Ciao direttore, e noi l'abbiamo presa tutti e tre al volo, perché secondo me sposiamo un progetto che era quello di 2 anni fa, che si è interrotto a causa del Covid, e adesso ritorniamo, vogliamo continuare
l'abbiamo lasciato da parte, continuiamo. Questo è il mio pensiero. La squadra si sta creando. E ok, diamo parola, si sta, il centrocampo forte ce l'avevamo già in casa, però non ci vogliono far giocare tutte e tre insieme. Però il centrocampo c'è. Che poi mancava il giovane. È vero, io mancava il giovane. Avanti, tu mezza destra, Marzio mezza sinistra, poi c'è il giovane. Io sono già granata, cioè sono già pronto. Oh, direttore, come sta andando questa costruzione? Allora, partiamo da un presupposto che comunque abbiamo cercato di tenere un po' quell'ossatura che ha fatto bene l'anno scorso, no? Quei giocatori da Russo, Parini, Pandiani e Mammetti davanti, che erano quei giocatori che comunque avevano fatto molto bene l'anno scorso, perché non ci dimentichiamo che nel mini torneo la Vergiatese, che penso sia stata la squadra più diciamo attaccata dal Covid, comunque è arrivata terza, quindi ha fatto dei risultati importanti, e perdendo comunque dei giocatori importanti nel cammino. E quindi abbiamo cercato. Perdete anche un appunto importante, se non sbaglio, no? Sì, assolutamente. Cioè, mi sembra che sostituirla non sarà facile. Parliamo di Scapinello? Sì, ovviamente. No. Uno a caso. No, sicuramente abbiamo perso Danny, ma era un giocatore comunque della Solbiatese, quindi era venuto in prestito per finire. Era già nella logica, insomma. Era già nella logica delle scelte. Però comunque abbiamo cercato di tenere il più possibile quell'ossatura che ha permesso poi di arrivare fin lì, e poi soprattutto di integrarla con giocatori che vanno a sposare diciamo le caratteristiche di gioco che poi vogliono anche gli allenatori. Certo. È una filosofia di gioco che predilige l'allenatore, perché poi io, come dicevo prima anche a lui, dicevo che comunque il direttore, sai, tutti dicono il direttore fa le squadre, prende i super giocatori. Il direttore, secondo me, la bravura di un direttore, io parto adesso, penso che sia quella di riuscire a mettere le pedine giuste nei punti giusti e cercare di trovare giocatori congeniali che permettono questo all'allenatore, ecco. È semplice, no? Vabbè, semplice no, perché c'è del lavoro da fare dietro. Da come lo dici tu. Da come lo dico, può essere semplice, però poi fondamentalmente... Quindi una sinergia col mister. Una sinergia col mister, col direttore generale, cercare di trovare comunque quegli giocatori giusti che diciamo aiutino poi il credo di un allenatore... Certo. E di una mentalità, soprattutto a livello di allenamento, perché poi fondamentalmente è quella. Noi pensiamo di essere riusciti a trovare questi giocatori grazie a quelli che siamo riusciti a tenere. Ecco un'altra domanda molto leggera, così: chi vince il campionato? Chi vince il campionato e l'eventuale squadra rivelazione? L'eventuale scuola di rivelazione. Allora, diciamo che tante stanno lavorando molto bene. Molto bene. Infatti è veramente, secondo me, diciamo che negli ultimi anni penso che quest'anno sia veramente un girone veramente tosto, perché su 17 squadre io penso che veramente 11-12 squadre stiano facendo veramente, soprattutto dalle Pavesi, mi viene in mente la Sestese, la Varesina, stiano facendo veramente un mercato importante per provare a, non a vincere, però a competere per essere protagonisti. Anche perché è un campionato sempre molto difficile, tante volte chi entra papa poi esce cardinale da questo campionato. L'ultima, la Varesina, l'abbiamo detto tante volte che insomma superata dalla Loginatese, che comunque era tra assolutamente le favorite. E poi prima amichevole a beach volley col Gavirate. Sì. Basta attraversare la strada. Beach volley sul campo. Fermi tutti, attenzione. Eccolo. Ma da Cervia il mister è qui. Adesso parliamo di cambio. Max, cambio. Sì? Ale Marzio, eccolo. Cambio live. Sì. Adesso va. Max fa anche da microfonista. Eccolo qua. Tecnico del suono. Cambio, alla grande cambio, sostituzione. Sei arrivato vivo nonostante grandinate varie. Come stai? Tutto bene. Dai, dopo 3-4 giorni di riposo, a parte un po' il tempo, però dai, ci volevano. Un grande ritorno allora su questa panchina con Max, ne abbiamo già parlato. Una nuova grande avventura per riprendere il filo davvero da dove lo avevi lasciato. Sì, beh, c'è sicuramente un bel entusiasmo, insomma, abbiamo lasciato una cosa
A metà, si può dire, a metà. Nonostante anche quell'anno, insomma, ci sono stati alti e bassi, però eravamo arrivati a un livello positivo, si poteva finire bene. Purtroppo tutto quello che sappiamo, insomma, ha condizionato un po' tutto e quindi è stata un po' anche una scelta quella di fermarsi in questo periodo, visto quello che andavamo incontro, ecco. Come si riprende per chiudere questo cerchio? Un cerchio che è rimasto a metà, si riparte naturalmente con degli uomini diversi, però la carica è quella. No, beh, è chiaro, c'è l'entusiasmo un po' da parte di tutti dopo questo mini campionato, diciamo, visto che comunque tutte le squadre si stanno potenziando, quindi vuol dire che c'è entusiasmo, c'è voglia di fare. E da parte nostra chiaramente è cambiato qualcosina al di là della squadra, diciamo anche l'organico su quello che è poi, diciamo, il mio ritorno, ma soprattutto il nuovo ingresso di un direttore nuovo, insomma, che conoscete tutti, che conosco soprattutto io, insomma. Questo mi ha dato entusiasmo anche a me e la squadra sicuramente è cambiata rispetto a quella di un anno e mezzo fa. Oh, nel caso vi cambiate, giocate anche voi. No, beh, quello sicuramente. Sarebbe troppo bello. Tesseriamolo subito. No, la cosa che poi è, perché ne parlavamo sempre, è che io il mister l'ho trovato, che ero il suo capitano, e ci siamo ritrovati io direttore e lui allenatore. Quindi la cosa bella è quella, perché comunque insieme abbiamo sempre pensato a un calcio che era come, un po' come lo vedevamo noi, fondamentalmente. Cioè, un calcio fatto di valori, un calcio fatto, se vogliamo metterlo, anche di amicizia, no? Fondamentalmente, perché comunque c'è rispetto e quello va oltre a quello che poi sono l'aspetto poi del campo. Quindi ci relazioniamo sempre su tutto, sulle scelte che dobbiamo fare, sul lavoro che bisogna fare. Cioè, quando abbiamo fatto la scelta di prendere il mister, sapevamo che comunque con lo staff, naturalmente, è sempre stato il nostro valore aggiunto. E quindi sono contento di partire questa nuova esperienza con lui, con Max, con Dascagno. E quindi, ecco, li ho avuti quando ero ancora giocatore e li ritrovo adesso partendo a fare il dirigente. Penso che per me sia il massimo, ecco. E noi non vediamo l'ora di vederli all'opera. Assolutamente. Ci sfreghiamo le mani. Grazie ragazzi, è stato un grande piacere. Torneremo magari col bel tempo, perché stavolta ci è andata un po' male di brutto. L'ultima volta avete finito col bagno. oggi è andata così, quindi ci toccherà tornare. L'abbiamo fatto, ma in un altro modo. In un altro modo. Lavati ci siamo lavati lo stesso. Grazie ragazzi, grazie Max. Ma Giobai, ci prendiamo un po' di vacanza. Abbiamo finito. Andiamo in vacanza. Ringrazio tu, cominci tu a ringraziare tutti. Ringraziamo tutti, ringraziamo Piero Malnati, Stefano Rossi, ringraziamo Giobai, perché Giobai, devo fare un monumento, ringraziamo voi a casa che ci avete seguito. Grazie, e finalmente tutti in vacanza. Finiamo con un 5. Così, alla grande. E quindi a settembre? A settembre. Eccellenza, si spera, più normale che mai. Assolutamente. Ciao a tutti. Ciao. Buonasera.